Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e oggi è tempo di un nuovo Echeggia Voce. Oggi voglio parlarvi del fenomeno della nostalgia nel mondo Pokémon e perché no del fenomeno della nostalgia in generale nel mondo dei videogiochi. Benché questo canale sia seguito da un pubblico molto vasto che spazia dai teenager ai ventenni suonati come me, chiunque di voi avrà sicuramente provato quella sensazione di attaccamento verso un ricordo passato per il quale si prova un particolare affetto che si tramuta spesso in quella volontà di ritorno ad un punto particolare della propria vita nel quale si è provato un videogioco, un film o letto un libro per la prima volta. Diversi studi di psicologia hanno confermato che l'immedesimazione delle persone nei videogiochi è maggiore rispetto ad ogni altra forma di intrattenimento. Questo perché se in un libro o in un film è possibile solamente ricordare in terza persona, e cioè di personaggi fantasiosi che interagiscono con altri personaggi, invece con il videogioco è possibile ricordare direttamente di quando si è sconfitto quel determinato boss, si è esplorata quella determinata terra, oppure si è ottenuta, nel caso Pokémon, l'ottava medaglia, ad esempio. Esperienze sì virtuali, ma che con il tempo diventano nostre, quasi come se fossimo stati noi i protagonisti dei videogiochi. E in un certo senso è così. Il problema è che il fenomeno della nostalgia sta diventando una vera e propria malattia del mondo dei videogiochi, e in particolare il brand Pokémon è forse uno dei mondi più affetti da questo morbo. Quante volte avrete sentito frasi come "che bello quando ai miei tempi c'erano 151 Pokémon", "ai miei tempi i Pokémon erano disegnati meglio", oppure "20 anni fa i personaggi della serie animata pensavano solo a imbroccare con le ragazze". Dove sono finiti i buoni principi? Beh, è arrivato il momento di chiedersi quanto di tutto ciò sia vero e quanto invece non sia dettato proprio dalla nostalgia, un'emozione tanto forte quanto estremamente di parte. Partiamo con l'inizio di tutto, i giochi di prima generazione, Pokémon Rosso, Blu e Verde del mercato giapponese. Molti di voi, me compreso, hanno consumato la propria infanzia davanti ai giochi Pokémon di prima generazione e sicuramente sono un'opera incredibile, tant'è vero che sono stati l'inizio di una grande era dei Pokémon e sono stati anche un grande successo per il tempo, se contate che ancora oggi Pokémon Rosso e Blu si piazzano al 12° posto dei giochi più venduti al mondo. Dire però che i primi giochi Pokémon sono i migliori giochi Pokémon mai esistiti è un'affermazione alquanto azzardata. Tanto per cominciare, i giochi erano pieni di bug, e se quelli affascinanti come Missinno oppure il glitch di Mew hanno fatto parlare e ancora fanno parlare adesso nel 2016, ci sono altri bug decisamente meno fascinosi e più tristi, come quello che permette l'utilizzo di una pozione in una squadra Pokémon vuota, o quello che dopo il taglio dell'albero permette al giocatore di mettervisi sopra e riaccendendo il gioco ce lo si trova. Ecco, sì. Il sistema di combattimento del gioco peraltro presentava diverse anomalie ed è anche grazie a queste che i giochi erano effettivamente più difficili. Per farvi un esempio, la mossa Lega Tutto era in grado letteralmente di bloccare gli attacchi del Pokémon avversario dai 2 ai 5 turni, con il risultato che un Pokémon più veloce dell'avversario poteva spammare Lega Tutto e di fatto non permettere quasi mai all'avversario di attaccare. Se ci aggiungete poi che Lega Tutto funziona incredibilmente anche sui Pokémon Spettro, i quali tendenzialmente dovrebbero essere immuni a una mossa normale, capite la problematica. Volendo andare ancora in esempi più concreti, in Pokémon Rosso e Blu la formula di calcolo del danno del parassiseme e dell'avvelenamento era identica, con il risultato che un Pokémon che avesse usato prima parassiseme e poi avvelenato l'avversario avrebbe ricevuto in cure i danni sommati del parassiseme e dell'avvelenamento. Assurdo. Dando poi un'occhiata ad esempio ai primi lavori di spriting, possiamo renderci conto di quanto alcune cose fossero un po' approssimative. Mettiamo a confronto gli sprite di Machok, di Blu e di Giallo. Lo sprite di Giallo, uscito nel 1999, quando insomma Pokémon aveva già subito il super boom mediatico e quindi aveva già venduto milioni e milioni di copie, è molto bello, lo potete vedere, insomma fa una gran figura anche oggi nel mondo dei modelli 3D ormai. Guardando invece quello di Blu ci rendiamo conto di quanto possa essere agghiacciante. Non so davvero da dove partire, se dalla mancanza totale di collo del Pokémon, la sproporzione tra braccia e gambe e quell'occhio destro più piccolo del sinistro, completamente bianco, manco fosse, non lo so, Igor da Frankenstein Junior. E ho preso come esempi due giochi sviluppati nello stesso momento tecnologico videoludico.
Cioè, entrambi i giochi erano per Game Boy, sia Pokémon Giallo che Pokémon Rosso, anche se poi Pokémon Giallo ha ricevuto l'ottimizzazione per Game Boy Color. Con questo, ragazzi, non voglio dire che Pokémon Blu e Rosso siano giochi pessimi, anzi, al contrario, ho amato questi giochi, continuo ad amarli e per l'epoca sono stati, come abbiamo già detto, effettivamente un grandissimo successo. Però rendiamoci anche conto di quanti passi da gigante si siano fatti da 20 anni fa a oggi. Ora siamo nel mondo dei modelli 3D, con giochi che vengono beta testati per mesi in modo tale che possano uscire con il minor numero possibile di bug, con delle meccaniche rinnovate, strutturate in maniera migliore e affinate nel tempo. Se oggi Pokémon possono tenere degli strumenti, avere delle abilità, avere le abilità nascoste, mega evolversi ed avere vari setup da battaglia, è grazie a questa cura con la quale Game Freak ha cercato con il tempo di far evolvere le meccaniche di gioco, che è un bene, non un male. Se il competitivo di oggi esiste, è proprio grazie alle evoluzioni che si sono fatte nei giochi successivi, perché il competitivo non avrebbe trovato assolutamente terreno fertile nel combat system buggatissimo di prima generazione. Un'altra critica che viene spesso mossa purtroppo dai sostenitori della prima generazione come unica vera generazione Pokémon è che con il tempo i design di Sugimori sono diventati più brutti, meno originali, più tirati via, in generale senza quell'ispirazione creativa presente nella prima generazione. Certo, lo stile di Ken Sugimori è innegabile e oggettivamente visibile, è cambiato nel corso di 20 anni. Basta guardare l'artwork di Pikachu del 1996, che era un po' obeso, tondo, meno particolareggiato rispetto ai Pokémon di adesso e anche chiaramente caratterizzato da una colorazione non al computer. Invece adesso i lavori di Ken Sugimori, e possiamo prendere ad esempio il recentissimo Upa Libero, sono completamente digitalizzati, spigolosi, estremamente dettagliati, con colorazioni molto più particolareggiate e con un codino alla Sidonia che è veramente per Upa è il tocco di classe. Questo non significa però che i design Pokémon abbiano cambiato il loro concetto di base. Chi critica oggi cose come Vanillite, un cono gelato animato, oppure Garbodor, un sacco della monnezza con gli occhi e la bocca, si è forse dimenticato che nella prima generazione avevamo Butterfree e Beedrill. Una farfalla è un'ape. E con tutto rispetto, ragazzi, non mi sembra che dietro una farfalla e un'ape ci sia un lavoro di immaginazione mastodontico tale da poterlo elevare sopra altri lavori successivi. Il concetto per creare un Pokémon alla fin fine dei 20 anni è sempre lo stesso. Si prende qualcosa del mondo reale, la si rielabora nel migliore dei modi, in tema Pokémon, e voilà, ecco che nasce appunto il nuovo mostriciattolo tascabile. È un'idea che funziona, un procedimento che è stato collaudato nel tempo e a me va bene così. Detto questo, ragazzi, è innegabile che alcune idee vincenti che appartengono al passato dei Pokémon sono lì sepolte e mai più riproposte nei giochi successivi. Per fare l'esempio più clamoroso parlo della doppia regione Johto-Kanto presente all'interno di Pokémon Oro e Argento. La doppia regione è stata probabilmente per i fan Pokémon il momento più alto di Endgame, con tutto che andava a concludersi tra l'altro con la battaglia con Rosso sul Monte Argento. Anche qui però la cosa va contestualizzata. Per presentare un gioco con doppia regione con tanto di modifiche su Kanto, sia per quanto riguarda la colonna sonora che la fisionomia di alcuni percorsi, Game Freak si è presa ben 3 anni. Infatti, Oro e Argento sono usciti in Giappone nel 1999. Stiamo parlando di 3 anni per lavorare ad un gioco che di fatto aveva lo stesso motore grafico del primo, se non per l'ottimizzazione dei colori che la seconda generazione ha ottenuto su Game Boy Color. Certo, cambiano alcuni tileset e alcuni sprite, ma di base non si può dire che il cambio di grafica da Rosso e Blu a Oro e Argento sia lo stesso che si è visto per esempio tra un Diamante e Perla ed un Bianco e Nero, nonostante i giochi appartengano alla stessa console, il Nintendo DS in quel caso. Ormai di generazione in generazione i motori grafici vengono stravolti e quindi per esempio parlando di un ipotetico Pokémon Sole e Pokémon Luna con una doppia regione, avremo probabilmente in un nuovo motore grafico la necessità di fare un restyling completo di Kalos e questo potrebbe voler dire duplicare i tempi di attesa, senza contare che tecnicamente parlando i giga che occupa un gioco del genere sono probabilmente eccedenti rispetto alla capienza delle cartucce del 3DS. Forse dovremmo essere allora un po' più realistici. Benché mi auguri di mettere le mani prima o poi in un futuro su un gioco Pokémon di nuovo con due regioni, per Pokémon Sole e Pokémon Luna c'è da sperare forse piuttosto in un endgame semplicemente più corposo di quello visto in XY, magari con una parte post-lega simile all'episodio Delta a livello narrativo, che quindi possa aumentare la longevità e possa avere anche all'interno di sé delle battaglie con NPC molto forti che mettano comunque
comunque il giocatore è in difficoltà nonostante la squadra abbia già battuto tutti quanti Super 4 e il campione. Insomma ragazzi, è il momento di prendere il discorso sotto tutta un'altra angolazione molto più ampia e abbracciare l'intero fenomeno mediatico della nostalgia. La nostalgia sta diventando attualmente ciò che muove i mercati dei videogiochi, dei film, del cinema e del mondo dell'animazione. Le case produttrici, piuttosto che produrre qualcosa di nuovo, preferiscono fare uscire l'ennesimo capitolo di un gioco blasonato. Vedi i vari Call of Duty che escono ogni anno, puntuali come un cinepanettone, con armi più grandi, mappe diverse, ma di fatto sono sempre la stessa minestra riscaldata. E la verità è che non è colpa delle case di produzione, la colpa è la nostra. Siamo noi a non fidarci più di qualcosa di nuovo, siamo noi a non dare fiducia al nuovo nome, siamo noi a fidarci sempre solo dei titoli che già conosciamo, che in un tempo lontano hanno appagato la nostra fiducia e quindi andiamo sul sicuro a spendere soldi su qualcosa che già nel passato ha un ricordo positivo. Sono finiti i tempi nei quali da bambini andavamo per i negozi a scandagliare gli scaffali in cerca di una copertina che ci colpisse particolarmente o di una didascalia sul retro della confezione che ci facesse propendere per un gioco anziché un altro. Oggi invece prenotiamo semplicemente con mesi e mesi e mesi di anticipo l'ennesimo gioco AAA e anziché prendere un gioco nuovo andremo a comprare il 46esimo Assassin's Creed, che è ambientato sulla Luna in una guerra fra marziani e nettuniani, nel quale però si andrà a uccidere la gente estraendo una lama dal polso, magari arrampicandoci sulle astronavi per aumentare il punto di vista nella mappa. La stessa cosa. La nostalgia è arrivata a un punto così assurdo che si è arrivati a fare crowdfunding per giochi che neanche abbiamo avuto in passato. Shenmue 2, uno dei giochi adventure action pubblicati su Dreamcast nel lontano 2001, è uno dei fallimenti più grandi nella storia del mondo videoludico. Non tanto per la realizzazione, tant'è vero che le recensioni al tempo andavano a dargli voti alti, almeno sopra l'8, ma per le vendite. Purtroppo, nonostante l'alto budget di questo gioco, che per il suo primo capitolo addirittura andava oltre i 47 milioni di dollari, il secondo capitolo ha venduto circa 150.000 copie. Pochissimo. Quando l'anno scorso alla E3 hanno annunciato il crowdfunding attraverso Kickstarter di Shenmue 3, il gioco ha totalizzato 2 milioni di dollari in 8 ore e ha chiuso l'intera campagna con 6 milioni di dollari. Ragazzi, pensateci un attimo. Quanti di questi hanno veramente comprato Shenmue 2? E quanti invece si sono semplicemente fatti trasportare dal ricordo di un gioco famoso purtroppo proprio per il suo fallimento? O quanti ancora semplicemente in ricordo di una vecchia estate, sbrotolandosi con il gelato addosso e giocando al Dreamcast, hanno voluto ricomprare un gioco che gli ha ricordato la loro infanzia? Beh, che dire, in un mondo nel quale le case di produzione non aspettano altro che affibbiare la famosa etichetta Remastered e Knuckles o un nuovo numero in più accanto al titolo di turno, non capisco chi se la prenda con Game Freak perché annuncia nuovi Pokémon, annuncia nuovi giochi e inserisce nuove meccaniche come la mega evoluzione. Aggiornare il proprio prodotto, cercare in parte di stravolgere gli approcci passati ad un titolo, è un segno di merito da parte di Game Freak, che cerca non di rimanere ancorata al passato, ma di evolversi e di farci adattare ad un mondo videoludico in continuo cambiamento. È dell'altro ieri la notizia secondo la quale Niantic e The Pokémon Company avrebbero deciso di inserire, almeno inizialmente, solo i primi 151 Pokémon in Pokémon Go. Benché sia sicuramente possibile che in futuro Niantic e The Pokémon Company aggiungano altri Pokémon a Pokémon Go, il problema non cambia. Per il lancio dell'applicazione potrebbero aver deciso di inserire solamente i primi Pokémon perché sono quelli conosciuti da tutti e quindi di fatto, in termini di monete, quelli che faranno scaricare a quante più persone possibile l'applicazione. Non siete un po' stanchi di tutto questo? Non siete un po' stanchi dell'ennesimo reboot di Spider-Man? Dell'ennesima serie TV ispirata ad un fumetto che leggevate 30 anni fa? Oppure allo stesso gioco che strizza l'occhio al se stesso di 15 anni fa? Dovremmo cominciare a fidarci di più delle novità. Il che non significa prenderle sempre per buone, ma guardarle con occhio critico, senza il preconcetto che siccome non appartengono al nostro passato, non possono essere buone per definizione e partito preso. Per quanto sia difficile staccarsi da un'idea che
ci ha colpito in passato, soprattutto quando si era piccoli e quindi più facilmente impressionabili e sorprendibili, bisognerebbe adesso avere il coraggio di staccarsi dalle proprie radici e cercare di aprirsi al futuro dell'intrattenimento. Nel bene e nel male dovremmo accettare quello che c'è di nuovo e aprirci dunque a nuove opere che possono avere davvero al loro interno dei contenuti incredibili che rischiamo di snobbare semplicemente perché non hanno un nome familiare. E voi che ne pensate, ragazzi? Voglio davvero un gran commento stavolta qui sullo spazio di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium da parte di giocatori di ogni età, perché il discorso lo si può fare sia per un ventenne che per un quindicenne. Ripeto, ognuno di noi ha avuto qualcosa nel proprio passato alla quale è particolarmente affezionato. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel mi piace, poi tornate tra 5 anni a vedere il video e fate: oh, che bello che era quel mi piace, non è più come quelli che lascio adesso. Vi ricordo peraltro che in descrizione c'è sia il canale di Telegram, al quale vi invito a iscrivervi per avere i feed dei video in tempo, sia la pagina Facebook di YouTube di Saidonia, sulla quale potete lasciare un bel like e informarvi sulle ultime novità del canale. Noi ci vediamo domani con un video molto particolare. Ciao, ragazzi!